Se c'è una cosa che odio nel fare shopping dopo l'orario di chiusura, è la concorrenza. Ci vuole un tocco delicato, non bisogna far scattare gli allarmi. Ding ding, tesoro, proprio ciò per cui siamo venuti. Da dove sbuchi? Commercio notturno, ragazzi? Cosa diavolo saresti? Ho urtato il tuo ego? Spero non sia una perdita di tempo. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso una donna con orecchie da gatto e una coda. Che sia lei? È forse Halloween, sergente? Cosa? No, è... Allora è lei. E stavolta non riuscirà a farla franca. Catwoman, qui è Detective Long, polizia metropolitana. Esci lentamente dall'edificio con le mani bene in vista. Hai 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1... Lacrimogeno e piangere così poco professionale. Mi hai aperto la porta, che gentile. Sei pronto per essere riciclato? Non ti muovere! Ferma dove sei! Fermo, apriamo il fuoco!
Qualcuno ha bisogno di migliorare la mira. Ogni gatto segue la propria strada, una strada segreta. Alcune, come la mia, iniziano al calar della notte. Il colore, la trama, è tutto sbagliato! Ma... lei aveva approvato l'idea, signore Dare. George, vanno bene, lo sai anche tu. Fa lo stesso. Bene, Phillips. Quando hai finito, porta questi progetti direttamente in fabbrica. Intesi? Sì, signore Dare. Abbiamo prodotto biologicamente un batterio in grado di contrastare i segni visibili dell'invecchiamento. I primi esperimenti hanno dato risultati miracolosi. Sfortunatamente, i risultati dei test a lungo termine non sono incoraggianti. Chi va là? Armando! Patience Phillips è morta quella notte. Ma è tornata in vita. Nei panni di Catwoman. Piuttosto pericoloso.